Oggi andiamo a visitare il ristorante Stazione Bioggio, la cui cucina è conosciuta e molto apprezzata. Seguitemi e vi svelo perché. Qui accanto a me il signor Piazza, titolare da ben 37 anni del ristorante Stazione. Signor Piazza, cosa ha reso il suo ristorante così famoso in tutti questi anni? Dunque, lontano 3 gennaio 71 siamo venuti a Bioggio, abbiamo preso questo ristorante unitamente a mia moglie, abbiamo pensato di cercare di creare una cucina semplice ma genuina, seguendo un po' le stagioni. Ecco, facciamo giornalmente 3 tipi di pane, facciamo vari tipi di paste fatte in casa, ecco, puntando sulla semplicità e sulla genuinità. Il risotto speciale che avete? Ecco, questo è anche una cosa normalmente apprezzata, è un tipo di risotto alla parmigiana con funghi che normalmente serviamo davanti ai clienti in una forma di formaggio che cambiamo settimanalmente. Oltre a questi favolosi piatti, siete conosciuti anche per il vostro ricco buffet? Sì, abbiamo ogni giorno, o meglio ogni sera e giorni festivi a mezzogiorno, un buffet di antipasto che 2 persone giornalmente lavorano per questa preparazione, dove il cliente può andare e scegliere di persona ciò che desidera e fa parte del nostro menù normale a scelta. Quali etichette di vini possiamo trovare nella vostra cantina? Dunque, abbiamo una discreta scelta di vini, in particolar modo i vini locali. Abbiamo circa 70 etichette diverse di Merlot del Ticino, fra i quali abbiamo anche un Merlot della casa, normalmente apprezzato, e oltre 40 etichette hanno tutto un prezzo base uguale. Abbiamo però anche vini della vicina Italia e anche vini della Francia. Per completare l'ospitalità, voi offrite anche degli alloggi? Sì, il nostro ristorante è appunto un ristorante con alloggio e da circa una decina d'anni abbiamo conglobato con il nostro ristorante la possibilità di alloggio, circa 20 posti letti suddivisi in vari appartamentini con tutti i comfort. Il cliente può usufruire anche di una piscina e campo da tennis. Il ristorante Stazione di Bioggio, un posto delizioso che vi consigliamo di non perdere. Per City Guide, Milina Pirovano.